La MOAB, che sta per Massive Ordnance Airblast Bomb, è una bomba guidata che viene usata comunemente per indicare Mother of All Bombs, quindi la madre di tutte le bombe. L'ordigno, pensate che è tra i più grandi e potenti mai costruiti dagli Stati Uniti d'America, con un peso complessivo di ben 10 tonnellate. La MOAB è stata sperimentata in Florida 3 giorni dopo l'invasione dell'Iraq ed è considerata la sua grande potenza anche un'arma di tipo psicologico. La sua forza infatti si basa, oltre che sull'enorme quantità di esplosivo ad alto potenziale, sulla capacità di provocare onde d'urto devastanti che distruggono qualsiasi cosa come bunker, persone e, pensate, equipaggiamento. Non può essere sganciata dai normali bombardieri, visto il suo enorme peso. La bomba è stata sganciata mediante un carrello introversivo di un Mach 130 con talone. Ordigni a un sistema di guida satellitare GPS. La detonazione avviene un attimo prima che la bomba tocchi il suolo, grazie a 2 sensori posti vicino alla punta proprio dell'ordigno. Vi ringrazio per l'ascolto, mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Speriamo che non ci siano ripercussioni tra appunto due potenze mondiali come la Russia e gli Stati Uniti d'America e che questa guerra finisca perché non serve a niente, non si può vivere col timore di vivere in guerra. Un saluto, a presto, grazie.